Buongiorno amore, e oggi che giorno è, amore mio? Domenica. Domenica 12. dodici. E che cosa succede domenica 12? Mio compleanno. Auguri amore, buon compleanno, cucciola. Come stai? Più 7. Uè, stai diventando grande anche te? Eh? Basta, tutti grandi diventate. L'unica che rimane piccolina sono io. Allora, tesoro, adesso facciamo Voglio colazione. aprire i regali. Ecco, lo Prima so. si aprono, No, poi aspetta si un fa cosa sacco. si Oh, dai. Oh, ma veramente, senza né papà, né Vanessa, né nessuno? Sì? Oddio, veramente? Allora, aspetta un attimo. Guarda che oggi c'è la super festa con i tuoi compagni in questo posto fantastico, eh? Non puoi aspettare un attimo? No, ok, allora aspetta un secondo perché di quei regali sai perfettamente che uno è della nonna Elisa, non è il nostro, eh? Quindi lo devo scartare, va bene? Mangi nulla? Perché fanno le stesse cose come se Sa, fossero su, da sa, un'altra sa, festa. vince. Sa, su, Ani, perché non hai voglia di fare colazione? Tutta questa voglia di aprire solo i regali? Sei in fibrillazione da ieri sera, vero? Io finisco il mio caffè e poi apriamo questi regali, ok? Sì. Dai, va bene, dai, tra un attimo te li do, ok? Dai, abbiamo preso i regali, puoi iniziare ad aprirli. Sì, quest'anno iniziamo al contrario. Di solito si mangia prima la torta, si soffia la candelina, che abbiamo già soffiato stanotte a mezzanotte. Cos'è? Questa era da parte di Daniel. Wow, sei contenta? Così, se dopo andiamo a lavarci i capelli, possiamo usarlo se vuoi. Eh? Possiamo andare alla festa con i capelli con i glitter? Cosa c'è qua dentro? Ci sono i glitter e poi vediamo, dai, hai i capelli colorati, ti può fare? Fai così, ti fai i capelli colorati e poi dopo, quando li hai fatti, ti metti questi e è Sì. bello ancora, Eh sì, vedi? le È un po' perline. di Possiamo provare se vuoi, eh? sì. Ok, spostiamolo questo. Metti sulla sedia. Allora, Questo apri. La tua benda che avevamo comprato anche a Vanessa, l'avevo presa anche a te. Vediamo. Amore, che bella questa benda. Wow. Ah, ma amore, penso che ci sia un'apertura più semplice. Vediamo. Ok. Vediamola, Che bella, provala. morbidissima. Sentiamo come morbida. No, è mia. Puoi provarla se vuoi, eh? No. È grande. È un po' Metà grandicina. tutta. Ah, è un po' storta, però va bene, molto carina. Che bella. Sei un bellissimo unicorno, amore. Ok, adesso prendiamo un sacchetto e buttiamo la carta. Vai. Olè! Questo posto. Sì. I pacchetti li abbiamo fatti io e Vanessa, eh? Wow, no! Bello questo qui è un pop-it elettronico forse. Fai vedere. Proprio io? Sì. Olè, wow! Credo che devi mettere le batterie. Ma ho cercato di capire se ci fossero le batterie, ma da questa confezione non capivo niente. Adesso proviamo. Ah sì, ok, io le ho le batterie. Andiamo a vedere. Siamo riusciti ad aprirlo, ma ciao amore. Ben arrivata, sei venuta a curiosare anche tu. Allora, questo compleanno parte al contrario, no, Vanessa? Di solito si spegne la torta. Sì, si spegne la torta, si spegne la candelina, si mangia la torta e si aprono i regali. Invece iniziamo con l'apertura dei regali. Sì, devi schiacciare quelli verdi. Ah, e con il tasto dietro ritornano di Così, su. sì. Ah, ho capito. È un passatempo, vero Vane? Quello che ho detto prima. Esatto, quello che hai detto prima. Va bene, amore, andiamo avanti con l'apertura dei regali, che ci dobbiamo lavare anche, dobbiamo andare alla festa oggi. Cos'hai vinto? Spegnilo. Spegnilo, sì, perché è molto rumoroso. Vai. Ok, No, andiamo prima avanti. i piccolini, poi quelli più Ma grandi. cosa cambia, Cambia. dai? Hai c'è anche quelli poveri. Un altro pop-it a forma di Questo maxi hamburger. Amore,
Sempre con... Ma no, c'è l'apertura. Oh no, questo no, deve aprirlo così, è vero. Ok. Ti piacciono proprio tanti poppit a te? Oh, che bello! Wow. È un maxi paninone, con la carne, l'insalata, la maionese e il pomodoro. Buono. Ok, andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Wow! Già così, sono aperti tutti i nostri regali, Vane. Cosa? Da parte della nonna. Non è vero, è il nostro, assolutamente no. Quello della nonna non lo apre. Wow, la nana surprise! Prego, amore! Aspetta, devi... La nana surprise! Qua, devi schiacciare forte. Ah sì, fai vedere, aspetta. Vai, vai. Esploso! Piano, amore! Mega super bello! Wow, fa vedere! Che bella la nana surprise! Dobbiamo vestirla, Vani, vai a prendere una forma! Eh sì, fa freddo, perché ridi? Aspetta amore, calma, 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 con calma, che se ci dovessero essere problemi sei distrutto tutto, ma che bello, con tutti i pacchettini sorpresa. Sì, papà. Ciao, è volato un pacchettino amore, ti piace, sei contenta? Me lo prendi? Sì. Piano, ti pungi. Vediamo, fammi vedere com'è carino, che bellino che è. Girala, ma la volevo guardare un attimo. Ma è bellissima. Guarda che carina con le calze. A più c'è scritto. Eh? A più. A più? Ho preso più a scuola. Io inizio ad aprire. Sì, ma non si capisce niente qua, bisogna mettere in ordine. Allora, apriamo i sacchettini misteriosi. Aspetta, la spazza. Sì, ma questo è da togliere. Tagliale questo coso qua dietro, scusa. Guarda, c'erano lei. Lei si chiama Samantha. Lo sai che si chiama Samantha, la tua mamma? Ah, adesso capite perché ha una... Come la zia? Perché adesso però non togliergli le treccine. Ah no, se fai così adesso le rovini. Scusa. Ma prima è la svazzera. Bene, dai, vai, mamma, vai. Mamma, c'era anche una che la vuole. Guardate, ragazzi, c'era anche fuori. Dai, va bene. Quando hai finito di aprire i sacchetti, mettiamo in ordine. Le scarpe! Chi è Gasper? Ah, no. Le scarpe! Belle! Sì, vediamo cos'è un gatto. Che strane! Poi voglio vederla bene. Sì. Apriamo il sacco. Ti piace questo regalo? Tanto, amore. Prima finiamo la regali e poi ti chiudiamo bene. Va bene. No, dobbiamo togliergli man mano. Cos'è il vestito? No. Cos'è? Come no? No, sì, è preso. È la giacca! È assi. È la giacchetta sopra. Mettiamola dopo. Magari c'è qualche altro indumento, perché questo vedi, è il cardigan che si mette sopra. Che piccolo. A meno che... sotto non si va, però vedo che c'è, guardate, c'è una magliettina qui. Ah, il cappello, ecco qua c'è scritto, vediamo, calma, cosa c'è scritto, quando è nata. Ah sì? Sì, oddio, sei nata a dicembre come la zia, attenzione, 8 novembre. Oh, quasi come te, amore. No, ecco. No, sì, no, 8 novembre. Oh, ma c'è anche l'anno, sappiamo anche quanti anni ha? No. Aspetta, va bene, posso guardare io se volete. Questo, lasciamolo giù così. Lascialo giù, Gasper si è spaventato. Ha fatto così, Da dietro. Emma, chi lo sa mettere? Va bene, apriamo tutto e poi la vestiamo, con calma. Anastasia, sei molto agitata, ti vedo molto agitata. Dai, calma, rilassa, respira. Non sono nemmeno il 10. Scorpione, lei è nata il 12, è uguale. Pochi giorni di... No, no, sì, lei è nato il 7. È molto intelligente, mamma.
Perché si vede che ha la più, perché ha preso la più. Guarda, invece queste qua non vedi. Cioè. Quindi secondo te a più è un voto? Sì. Ah. Ecco! L'abitino, abbiamo trovato l'abitino fantastico. No, è la gonna. No, l'abitino. È la gonna. È un abito, vedi che arriva fino a qua. Però manca qualcosa, Ani. Apri. È finito? No, manca l'ultimo. No, non c'è niente. Ah, quello è chiuso? Si capisce che sono chiuso. Manca la gonna. Ma no, sì. Manca. Ma quello è l'abito, manca la maglia. La maglia, eccola là, manca la maglia. E so, questo è un abito, Anastasia, è un vestito. Vai, metti la maglietta. Come fa a mettere la maglietta? Ti aiuto io. No, riesco. Guarda. Riesci? Perché non è difficile. Non è difficile. Perché la devi mettere qua. Apri l'altra mano, mettila. Ma che dita ha? Ma che dita ha? Poverina, magari. Poverina, è monca. C'ha le dita così. Come le mie tra qualche anno. Come? Oh, che brava! Sei già riuscita a metterle la magliettina. Qui c'è l'abitino. Brava, l'abitino. Pagina fuori. Grazie, manca l'abito. Guarda che mutande con scritto cuco qua. No, cute. Cute. Carina. Ma che bellina! Sopra le braccine. Certo, le aveva già su prima. No. Troppo bella. Sì, certo. Non ce l'ha. Non le vedi, sono in basso. Vedi, Vani. Sei riuscita a infilarle le braccia? No. Ti aiuto? No. Ok. Ani, con calma. Non so se... Sta girando un braccio al contrario. No, no. Hola. No. Vediamo, adesso. Aspetta. Si chiude dietro. Io. Proprio bella, mi piace tanto. Ani, sei agitata, basta. Ani, è contenta. Ora il capellino. Non mi aspetta, Ani, aspetta. Ma dietro è chiusa? Ani, è stato un disastro. Adesso mi raccomando, non facciamo subito capigliature pazze, teniamola un po' in ordine per almeno qualche oretta, ok? Ok. Adesso le mettiamo. Dai, falle mettere. Sì, è un po' magari stroficciato. Falle mettere il coprispalle. Allora, ce la facciamo a mettere il coprispalle? Quasi. Bravissima. Ok. Ok, ora cosa manca? Il cappello? Sei capace a metterlo? Wow, che bella, Anna, stupenda, troppo carina. Ti piace? Eh? Dai, apri un altro. Guarda come ti hai detto la mangiare. Come? Tutto così. Vediamo. No, dai, è abbastanza, insomma, è abbastanza scorta, sì. Sì, puoi. Cos'è, amore? Il sushi? Sì, dovevamo ritirare, non abbiamo ancora ritirato il sushi. E il sushi gioco, che bellino che è. Piano. Sì, non Piano, non devi toccare, no. Perché non deve toccare? È perché c'è forse la bacchetta. Il coltello per preparare il sushi. Che bellino che è. Mi viene quasi voglia di mangiarlo. Il tavolino per servire sushi, per tagliarlo. Ah sì, e poi lo tagli col coltello, capito? Eh sì, e poi con il coltello lo tagli in due, bellissimo, molto bello. Molto bello, ti piace, amore? Poi vediamo se qua c'è. Giochiamo al ristorante? Sì. Oggi non so se avremo tempo, però. Aspetta, devo tagliare sushi. Voilà, il sushi food. Va bene, ne apriamo un altro? Sì. Così poi andiamo a lavarci. Sushi. Un attimo, allora Ani, aspetta un secondo. No, non spingere tutto, metti in ordine. Mettiamo in ordine un secondo, dai. Sei pronta per un nuovo regalo? Carta. Un altro Pop-It! Mamma, la collezione di Pop-It, che ce ne dobbiamo fare? Troppa. Dobbiamo fare una challenge con tutti questi Pop-It, eh? Una gara? Allora, vediamo chi finisce prima, vai. Chi ha vinto la challenge? Ok, altro regalo, dai. Dai, così poi andiamo a lavarci, Ani. Sì, poi, vai. Sì, vorrei molto la Barbie che va dentro la scatolina. Il tubo.
solo adesso? No, dopo un attimo. No, apriamo i regali. Adesso dove? No, sono finiti i regali. Sono finiti allora? Non c'è più niente? Apriamo la Barbie, guarda che c'è qualcosa. Uno solo della nonna? No, uno solo è della nonna. E allora perché c'è solo uno, due? Ani, puoi capire da qua quale tu. Allora, perché dici che sono finiti i regali se ci sono altri regali? Quello grosso è della nonna. Ani, che bello, fammi lei. Aprilo, no? Ma cos'è? Cos'è? Guarda che faccia! È un... Ma posso vedere? Ah, ma dai, ma non l'avevo mai vista questa cosa. È la Barbie vestita da animale, da leone. Ma fa vedere. Ma guardate, ragazzi, ma voi l'avevate vista la Barbie animale? No. Con la testa da leone? Non c'è scritto come si chiama. Ah, guardate! Cioè, qua dice, ok, dovete togliere tutti i vestiti. Sì. Poi? Nell'acqua calda i capelli cambiano colore. Allora, nell'acqua fredda le viene il ciuffo viola. Ragazzi, anche a lui. Anche al leone? Cioè? Cioè, l'occhio mi cambia. Adesso guardiamo, eh. Adesso guardiamo, guardo io, leggo io un attimo. No, io devo, devo aprire un attimo qua. Ci sono gli oggetti. Perché forse c'è una cosa, dobbiamo prendere una, capito? Qua questo, non devi vestirlo. Ecco questa! No. Chi è? Un cucciolo? Un gnocchino. Io ce l'ho anche questo, quindi no. Allora, qua c'è scritto, cioè ci sono immagini. No, ma c'è anche scritto, magari c'è anche l'italiano se leggi bene. Ma c'è la maglietta da me? I colori... E le decorazioni possono variare. È nuda? Ha solo una maglia, ha solo una gonna? Quindi? E perché sai perché? Ah, la gonna non può reggersi da sola, eh? Beh, certo. In piedi, intendi? No. Quando mai la Barbie è stata in piedi? Sì. Aspetta, ognuno vendica separatamente. La rimetti lì dentro, amore? Lì dentro in piedi. Questo piccolo richiede l'uso di acqua calda. Ecco. Per prevenire le ustioni, non usare acqua troppo calda. Il cucciolo che abbiamo trovato, se lo metti nell'acqua fredda, apre un occhietto. Lo vedete? Mentre lei... alla Barbie nell'acqua fredda vengono i capelli viola, non so se solo una ciocca o tutti i capelli, mentre nell'acqua calda ritorna come prima. Guarda, può girare qua. Esatto. Il giubbottino è reversibile, quindi lo puoi utilizzare in entrambi i lati. Ma come si mette questo qua dentro? No, nell'acqua calda. Direttamente allora, nell'acqua calda, non dentro il tubo. Poi la metterò insieme alle Barbie. Sì, e boh, e anche lei finirà nel... No, dimenticatoio no, perché tu con le Barbie giochi tutti i giorni. Hai finito di aprire i regali, amore? Sono terminati i regali? Sì, perché c'è solo... C'è solo quello di nonna? Gigante. Benissimo, guardate, quello gigante che aprirai domani. Vediamo? Ma guarda quando... No, io l'ho visto, la Barbie leone. È molto bella. Ah, le scarpe. Ma che si chiama questo? Cutie Rebel. Ah... Molto simpatico, originale come cosa. Beh, lei potresti metterle questo tutone. E sta al calduccio, vero? Sì. Ah, ma sta anche bene col tutone. Wow! Molto simpatico. Nuda con la testa da leone. Fa paurissima! Anastasia, abbiamo terminato i regali. Stiamo aspettando che il cucciolo di leone apra l'occhio. Andiamo a fare la doccia e a lavare i capelli. Yeah. Così ci prepariamo per la festa, va bene? Sono? Non lo so. E come sei carina dentro quell'accappatoio. Allora, amore, adesso ci laviamo. Adesso ci laviamo, laviamo i capelli, eh? E poi tra poche ore... Ma ti sei fatta male? No. No, sei sicura? Sì. Piano. E poi tra poche ore inizia la super festa. Ma quanto sei felice? Da 1 a 100? 100.000. Va bene. Dai, laviamoci, signorina. 100.000, ma tu è da tanto che aspettavi questo giorno, eh? Lo stavi proprio desiderando tantissimo e oggi ci scateniamo. Amore, ci siamo lavati, adesso asciughiamo i capelli. Teniamo qualche nodino, non piangere. Non ti arrabbiare con la tua mammina, eh? E poi, dai, ci prepariamo, va bene?